Bentornati sul canale. Allora, oggi parliamo di lavastoviglie. Allora, come mantengo io la mia lavastoviglie? Innanzitutto voglio consigliarvi e parlarvi e condividere con voi quello che preferisco più utilizzare per la mia lavastoviglie. Iniziamo dalle pastiglie della Lidl. Io le compro regolarmente, mi ci trovo davvero davvero molto molto bene, il prezzo appunto è molto molto basso rispetto a insomma alle conosciutissime marche che si trovano nei supermercati, quindi Finish, Fairy oppure Pril, insomma devo dire che il prezzo, che io ovviamente come sempre non mi ricordo, è sicuramente rapportato a un'ottima qualità, quindi non è perché basso la qualità sia bassa, non è assolutamente così per me. Io ve lo consiglio davvero tanto, le ho provate, me l'avevano consigliato, quindi mi sento vivamente di dirvi di acquistarle, di provarle, perché non sono assolutamente meno alle famose marche. Anche qui appunto abbiamo la classica appunto pastiglietta e quindi si mette regolarmente nell'apposita vaschetta e il risultato per me è ottimo. Credo che ci sia anche, non mi voglio sbagliare, la versione anche con la profumazione lime, ma ultimamente non l'ho trovata. Comunque mi sento di consigliarvele assolutamente. Parliamo invece di marche più rinomate. Io come marche più rinomate ultimamente utilizzo il Finish, quello in gel. Questo qui ha una profumazione anche al limone, mi piace tantissimo vedere, perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte, quindi già il solo vedere versare questo bellissimo gel profumato al limone nell'apposita vaschetta della lavastoviglie già ti dà un senso di pulizia, già sai che quelle stoviglie verranno meravigliose. Ed è vero, certo, ha un costo sicuramente un po' più superiore rispetto appunto alle V5 di cui vi parlavo prima, ma io mi raccomando di prendere quelle in queste appunto questi prodotti di marca per lavastoviglie quando sono in offerta. Questo l'ho trovato in offerta e l'ho acchiappato subito. Ripeto, questo ha una tipologia in gel, non vedo nessuna differenza di sgrassante, ecco, rispetto alle tradizionali pastiglie, e mi piace davvero tantissimo. Come brillantante ho trovato alla Lidl in super offerta, quindi proprio nella fascia del ribasso, infatti non sono riuscita a togliere la famosa etichetta arancione della Lidl, ho preso questo Finish brillantante, che comunque si sposa benissimo con questo Finish, quindi sono perfettamente in sintonia. Devo dire che questo è ottimo, ce l'ho già da un po', è ancora molto integro, non so se vedete, ecco, dalla lineetta che si vede qua, quindi mi durerà praticamente, credo, più di un anno, almeno lo spero, perché comunque, come voi sapete, il brillantante va molto poco dosato, perché ricordiamoci, il brillantante comunque è sempre, come il detersivo, un'aggiunzione chimica che a volte io lo sento nei piatti, scusatemi, infatti spesso cerco di alternare il brillantante con l'aceto bianco, forse il metodo più naturale, forse il migliore, ma c'è chi dice la sua, che comunque i piatti non risultino abbastanza brillanti come quello chimico. Se usiamo troppo spesso il brillantante e c'è appunto questo retrogusto a volte nelle stoviglie, forse è meglio ridimensionarci un poco e magari alternare oppure diluire
aceto bianco con un po' di brillantante, si può fare anche tutte e due. Io non vedo nessuna differenza, questo l'ho preso perché appunto era in offerta, quindi cerco di alternare, quindi limitare il dosaggio. Come mantengo la mia lavastoviglie? Allora, almeno una volta al mese cerco di fare un lavaggio molto molto approfondito con gli specifici appunto prodotti che ci sono in commercio. Io per ora compro il Pril, abbiamo parlato di Finish, questo è Pril, l'ho trovato appunto in offerta. Di solito si dice di fare un lavaggio ogni 3 mesi, io lo faccio sistematicamente ogni mese. Con questi tipi di prodotti, appunto questo rispetto a quelli tradizionali, viene semplicemente appeso e ovviamente si va a rimuovere l'etichetta, quindi si fa un regolare lavaggio a vuoto a 60 gradi, quindi questo permette di pulire tutte le tubature della lavastoviglie, di rimuovere ogni tipo di grasso, di rimuovere ogni tipo di calcare, insomma fa assolutamente bene alla manutenzione della lavastoviglie. Anche Lidl propone il suo prodotto, ho trovato anche questi della V5, non, io li ho trovati, è stato proprio un'occasione perché ieri sono stata alla Lidl e non c'erano. Spero che la Lidl li metta appunto sistematicamente in vendita perché il prezzo è sulle 2 euro, e li ho trovati a confezione doppia. Anche qui abbiamo invece un tradizionale lavaggio, quindi si va a rimuovere l'etichetta, si mette a testa in giù proprio nel cestello della lavastoviglie e poi si procede al regolare lavaggio di 60 gradi, almeno io faccio questo di 60 gradi, lo vedo molto più efficace e insomma credo che sia una temperatura ideale per far sì di far sciogliere appunto grasso sporco che rimane annidiato nella lavastoviglie. Come profumazione invece vi consiglio questo qui, con sempre dell'April in granuli, questo è credo menta e qualcosa di bosco, insomma è buonissimo, quindi ogni volta che si apre la lavastoviglie veramente si respira un odore davvero davvero buono. Questo è quello che io uso in questo periodo. Se non abbiamo deodorante per la lavastoviglie, vi consiglio di utilizzare le bucce dei limoni. Anche il limone non è da meno, io ne metto almeno 2-3 in ogni ripiano della lavastoviglie e l'odore è davvero davvero buonissimo. Questo è tutto per quanto riguarda i miei consigli sulla manutenzione della nostra lavastoviglie. Mi sentivo anche di consigliarvi quello che più uso in questo periodo per quanto riguarda i lavaggi delle stoviglie in lavastoviglie. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritte, io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo ai miei prossimi video. Ciao!